Sì, no, allora, tra l'altro, secondo me una delle cose più gravi è che poi togliendo il teatro si è tolto uno dei momenti rituali forse più importanti, no? Tra l'altro noi davvero abbiamo vissuto una sorta di espropriazione del rito, cioè la scomparsa dei riti che già stava avvenendo per via, per ragioni forse culturali, ecco, culturali e forse anche legate a questa presenza così invasiva dei media digitali, mentre il rito richiede necessariamente la presenza, l'incontro sociale. Anche per chi non è attore, c'è una forma di recitazione spontanea, perché comunque il rito richiede sempre una partecipazione formalizzata, no? Quello che è terribile è che togliendoci il teatro ci hanno tolto poi uno dei momenti, diciamo, di ritualità poetica più potenti che abbiamo e soprattutto una delle poche cose che ci restano per uscire fuori da questa infosfera, dal vivere costantemente in una dimensione virtuale, online, costantemente connessi, mentre il teatro è un baluardo di questa dimensione offline in cui abbiamo vissuto per secoli e che adesso facciamo fatica proprio, con cui facciamo fatica a relazionarci nuovamente. Cioè il teatro invece ci porta completamente dentro la relazione diretta, non mediata con l'altro. Ci sono tantissime cose che si potrebbero leggere anche da questa frattura così violenta che ci hanno imposto. Io penso che tutto tornerà come era nel più breve tempo possibile. Credo che nessun politico potrà mai privarsi del piacere di un comizio, no? E un comizio con le persone staccate non è un comizio. Quindi, se non per natura, ma per vanità, anche i teatri torneranno pieni, perché se il politico farà i comizi, la gente andrà dentro i teatri. Ecco, io spero molto nella vanità del politico. Perché il politico, quando sta su un palco e vede tutto pieno, cioè ha gente che sta lì e che lui non merita, perché in fondo non è un virtuoso, non è uno che fa qualcosa che non ha mai fatto nessuno. Il politico su un palco che fa? Promette, accetta, cioè detta il compromesso, cioè i voti in cambio della sopravvivenza. Insomma, fa promesse che non possono essere mantenute, perché non si può migliorare l'esistenza del genere umano. Non c'è mai riuscito nessuno nella storia, perché ci si affanna a tentare qualcosa dove nessuno è mai riuscito. Ci sono delle battaglie perse. La vita non è migliorabile perché è tesa verso la fine, che poi sia un'esperienza meravigliosa, almeno per me lo è, quello è un altro discorso. Ma non voglio che nessuno me la migliori, e non voglio migliorarmela nemmeno io, se non alle mie condizioni. Quindi la vanità del politico che tornerà a fare i comizi è il biglietto da visita per un teatro sempre più pieno, perché se lo fanno loro, con le persone attaccate. Immaginiamo, cioè, quello che succede con il distanziamento è l'annullamento del dissenso. Immaginiamo una manifestazione con le persone a 2 metri. Non avrebbe più senso. E se noi togliamo, immaginiamo che questa situazione va avanti per 10, 20, 30, impossibile, 40 anni, noi togliamo all'essere umano la possibilità di dissentire attraverso la distanza. Quindi, superato la malattia, superato tutto, superata la paura, superati i ricoveri, superati i morti, al più presto dobbiamo ritornare attaccati, perché le persone attaccate fanno più paura. Questo è sempre successo, non è una mia visione rivoluzionaria, no? È la storia che lo insegna, che per fare paura devi stare attaccato, se no sembri una macchietta.